Il signor Alberto è appena andato via. Sta arrivando l'avvocato. Come sta? Ha la febbre alta e continua a salire. Quan. Quan, mi senti? Si è riaperta la ferita. Io insisto, è meglio chiamare un medico. Ecco, venga, signora Antonia, è qui. Meglio che lo porti via. Ma dove? Trasportarlo è rischioso. Se rimane qui, morirà. Voi siete quello che comanda, no? Non potete curarlo qui. A casa ho tutte le cose che mi servono. Quest'uomo ha una brutta ferita. Bisogna fare presto. No, io non voglio che lo portiate via. Andate a prendere quello che vi occorre. No, questo non è il posto adatto. Non va bene per lui, c'è troppa gente. No. Decidete. Forse è meglio così, avvocato. Pensate se il signor Alberto ci tradisce e manda qui i soldati. E come faremo a trasportarlo? In giro è pieno di guardie che lo stanno cercando. No, nessuno potrà arrestarlo. Avete una campanella? Perché? Perché credano che stiamo trasportando un lebbroso. Sì, va bene. Sollevatelo. Sì, sì. E copritelo bene. Aiutami. Ecco, tieni. Grazie. Però io vengo con voi. No. Non voglio lasciare solo qua. E poi anch'io ho bisogno di nascondermi. Abbiamo promesso ad Alberto che saremmo spariti entrambi. Volevo chiedervi una cosa, signora. Sapete chi è quell'uomo ferito? Sì, lo so. Va bene. Venite domani a casa mia, però vestita in un'altra maniera. Sì, d'accordo. La campanella. Sì. Non vi fidate di me? No. So che voi aiutate la povera gente come Juan, perciò non credo che abbiate intenzione di tradirlo. Controllo fuori. Sembra tutto tranquillo. Siete sicuri che questa donna non lo farà arrestare? No, la signora Antonia non ha mai tradito nessuno. Figuriamoci Juan del diavolo. Credo che sia meglio che ciascuno di voi torni a casa propria. Non cercate di vedere Juan. E domani ci incontreremo. Sì, avvocato. Chi ha ucciso il capitano Leopardi? Juan? No, è stato il Guercio. Ah. Bene, andiamo. Signora, io vado a riordinare la casa. Sì. Venite, noi due dobbiamo parlare. Signor Alberto, accomodatevi. Prego, sedetevi. Avete trovato Juan del diavolo? No, sono stato a casa della signora Anna, ma non c'era nessuno. Temo che siano fuggiti insieme. Deve essere così. Mi avete detto che è già pronto il battello con la dinamite. Beh, ecco, non l'ho ancora portata lì, ma l'ho già presa. Voglio che salpiate. Bisogna che sia fatta esplodere questa notte. Sì, va bene. Chi vi aiuterà? Un amico, una persona fidata. Mi basta un uomo, il battello è piccolo, perciò in due siamo in grado di manovrarlo. Molto bene. E se la guardia costiera troverà Juan del diavolo? No, non lo troveranno mai. Cercate di comprenderlo, vi prego. Se Juan ha anticipato la fuga, è stato unicamente per questo motivo, perché non intende rinunciare a Beatrice. Allora voi preferite vederlo morto. Se Alberto si accorge che l'hanno ingannato ancora una volta, muoverà cielo e terra pur di ritrovarlo. Sì, ma io non posso certo mentire a vostra sorella.
Quando Angelica ha detto davanti a lei che Juan era morto, stava per svenire, poverina. Va bene, è stato uno shock. Adesso starà piangendo. Ma con il tempo le passerà. Signor Nicola, per favore, pensate a Juan. Non a mia sorella. È proprio per Juan che sono preoccupato. Voi credete che se riesce a sopravvivere, sarà prudente e manterrà la promessa fatta a suo tempo? La prima cosa che farà è correre da sua moglie per dirle che è vivo. D'accordo, va bene. Supponiamo che vada a cercarla. Lasciamo che sia lui a prendere questa decisione. Ma nel frattempo facciamo come dice Alberto. Sì, d'accordo. Però almeno a Beatrice e a vostra madre dobbiamo dire la verità. Non penso che vorrete farle soffrire in questa maniera e che vi credano morta. Voi non conoscete mia madre e mia sorella come me. Non sono capace di mantenere un segreto. Ma no, perché? Inoltre Beatrice non si arrenderà facilmente e cercherà di rivedere Juan in qualunque modo. Non credete anche voi che la polizia la stia sorvegliando? E se arrestano Juan e lo rimettono in carcere nelle sue condizioni di salute, di certo morirà. E sarà solo colpa vostra. Ma io posso sempre dire a Beatrice di non andare a trovarlo. No! Ho detto di no! E se voi direte a mia sorella o a mia madre che Juan è vivo, sono capace di raccontare ad Andrea dove è nascosto. No, non avreste mai il coraggio di farlo. Mettetemi alla prova. Preferisco vederlo morto piuttosto che torni da mia sorella. Ecco, venite. Adagiatelo sul letto. Fate piano. Non avremmo dovuto muoverlo. Andate ora e che nessuno venga qui finché non vi avviserò. Siete in grado di curarlo? No. E allora fate come vi ho detto. Vi ringrazio molto. Voi non sapete cosa rappresenta Juan per tutti noi. Non avete bisogno di dirmelo. Lo conosco da prima che nascesse. Io l'ho vista all'opera, fermare le cancrene, guarire ferite gravi. E poi ormai non ci resta che sperare in un miracolo. È tutta colpa della signora Anna. Se non fosse andata dal capitano Leopardi, questo non sarebbe successo. Vedrete, Juan è forte, ce la farà. Io non conosco nessuno che sia guarito con una ferita così profonda. Antonia ne ha salvati tanti. Sembrava morto. E perché vogliono far credere che anche la signora Anna sia morta? Perché il signor Andrea vuole divorziare. Se lei muore, non servirà che lo faccia. Quindi non ci saranno né chiacchiere né scandali. È questa l'unica cosa che interessa a quella gente. Bene. Se così otterremo che lasciano in pace Juan, a noi cosa importa? Ma non appena Juan starà meglio, Anna se ne andrà con lui. E la signora Beatrice? E vuoi che ne sappia io? So solo che il signor Alberto diceva che lei non deve sapere niente. Vogliono farle credere che Juan sia morto. Beatrice! Signora Caterina! Ah, la signora è in casa? No, avvocato, è uscita con la figlia. E dove sono andate? Non lo so. Io ho visto solamente la signora Caterina uscire di gran premura per raggiungere sua figlia. Cos'è successo al signor Juan? È vero che è morto? Come possiamo rimanere qui senza vederlo, senza sapere come sta? Ascolta, Angelica, statevi bene a sentire tutti. Non sappiamo se il signor Alberto manterrà la sua promessa. Può darsi che ci abbia mentito e nel frattempo si sia messo d'accordo con le guardie. E come può scoprire dove è Juan? Spiando i nostri movimenti. Perciò dobbiamo stare attenti. Ti avverto, se vengo a sapere, non dico che sei andata lì, ma anche soltanto che ti sei avvicinata a quella casa, ti darò una lezione che non dimenticherai mai più. Ha perfettamente ragione, Angelica. Cerca di non fare pazzie. Penso sia ora di tornarcene a casa, no? Sì, io voglio vedere se riesco a trovare Serafina. Bene. Ci vediamo domattina, Pietro. Buonanotte. Lo so che vuoi stare vicino a Juan. Tutti noi lo vorremmo. Però
però in questo momento è troppo pericoloso. Se Juan si salva, se ne andrà via con la signora Anna per sempre. Non sappiamo cosa deciderà. Comunque è molto innamorato di sua moglie. Perciò, secondo me, è piuttosto difficile che vada con un'altra e che lasci Beatrice. Io non conto niente, allora. Tu ti sei innamorata della persona sbagliata. Ma io sono stata la sua donna. È stato molto tempo fa e ricordati che tipo di vita facevi. Insomma, vi conoscevate appena. E da allora non c'è stato più niente fra voi. O mi sbaglio? Di chi è il figlio che aspetti? È di Juan? O di Roberto Castaldo? Quel lurido individuo non è il padre del mio bambino. Aspetta un figlio di Juan. E se si salva, sarà lui stesso che te lo dirà. Penso che porterò anche questo. Hai chiuso la valigia? Sì, signora. Non so perché Antonia non ha voluto che andassi da lei ora. Secondo me perché voleva fare qualche stregoneria al signor Juan. Che vuoi dire? Signora Anna, scusatemi, ma con quella brutta ferita che ha allo stomaco il signor Juan, ci vorrebbe un miracolo per salvarlo. Tu credi? È veramente così grave? Ah, signora, non vi siete resa conto? Per me non supererà la notte. Cosa? Aiutami. Andrò subito da quella guaritrice. E se la signora Antonia va in collera? Che faccia ciò che vuole. Noi due siamo d'accordo, no? Domani andrai a casa di mia sorella e le dirai quello che ti ho spiegato. Signor Nicola, è stata veramente una pazzia. Dov'è Juan? Dicono che sia fuggito di prigione. E nessuno sa se è vivo o morto, né la gente né le guardie. Ma io sono più che sicura che lui è vivo. È così. Juan non è morto. Allora perché Angelica ha detto... Si era sbagliata. E dov'è adesso? Voglio vederlo. È su un battello, in alto mare. Se n'è andato. Sì. Lasciate che vi spieghi, però prima calmatevi. Sì, amore mio, tranquillizzati. L'importante è che tuo marito stia bene. Sedetevi. Vado a prepararvi del tè. Juan ha pensato che fosse pericoloso venire da voi. E ha deciso di partire immediatamente. Comunque, fra qualche giorno, quando la situazione sarà più tranquilla, troveremo qualche maniera per farvi incontrare. Per un attimo ho avuto paura. Credevo che sarei impazzita. Voi l'avete visto? Come sta? Bene, bene. So che hanno ucciso il direttore del carcere. È stato lui? No. Ho visto che hanno arrestato alcuni dei prigionieri che erano fuggiti. Meno male che Juan è riuscito a partire subito. Non voglio ingannarti. Sei più morto che vivo. E tu lo sai. Sei molto debole per la ferita. E la febbre può alzarsi ancora. Ma tu sei giovane, hai una tempra forte. Forte. Talmente forte che ti basterà a farti guarire. Devi decidere di guarire. Ordina al tuo corpo di guarire. Tu sei forte. Bravo, Juan. Molto bene. Così devi mangiare. Un altro pochino. Giorno e notte. Notte e giorno, così riacquisterai le forze. Bene, Juan. Purifica il tuo sangue. E torna a nascere. Molto bene. Molto bene, Juan. Così, ancora un altro pochino.
Non ricevo nessuno a quest'ora, andatevene. Sono io, la signora Anna. Non vi avevo detto di venire domani? Ormai sono qui, apritemi. Come sta, Juan? Juan, ti prego, rispondi. Come ti senti? Come stai, Juan? Parlami. Come potete pretendere che vi risponda? Sei più morto che vivo. Credete che morirà? Fatevi da parte, per favore. Devo sedermi accanto a lui. Perché? Deve mangiare. Coraggio, Juan. Proviamo un'altra volta. Cosa gli state dando? Shh. Non parlate. Bene. Se permettete, io adesso tolgo il disturbo. Vi ringrazio molto, signor Nicola. Non appena avrò notizie di Juan, verrò a informarvi. Arrivederci, signora Caterina. Grazie di tutto, signor Nicola. Andate a riposare, sarete molto stanche. Ne avete bisogno anche voi. Bene, buonanotte. Grazie. Buonanotte. Mi sento sfinita. Grazie a Dio ce l'ha fatta. Juan è salvo. Andrea, già di ritorno. Come state, madre? Molto bene. Buongiorno, signora. Abbiamo portato le vostre cose. Buongiorno, signora. Con permesso. Vieni, figliolo. Tutto bene a Campo Reale? Sì. È già arrivato l'avvocato Galvani? No. Che notizie avete di Beatrice? Non l'ho vista. Come sta? Ha superato la notte. Che state preparando per Juan? Cos'è? Erbe. Erbe, radici, funghi. Quella roba non gli farà male. Voi fate anche qualche stregoneria. Antonia, ricordate, qualche tempo fa venni da voi. Sì. Quello che mi deste perché la mia amica non avesse figli ha funzionato. Cosa gli fate? Gli metto un impacco sulla ferita. Antonio. Voi potete fare in modo che un uomo si dimentichi di una donna? Nessuno dimentica niente. Nessuno. Solo chi è pazzo. Ho morto. Sono qui per denunciare il furto del mio battello. Vi hanno rubato il battello? Sì, signore, stanotte. È stato Juan del Diablo. Potete provarlo? Uno dei miei impiegati l'ha visto. E non era da solo. Si trovava in compagnia di una signora. Era con la moglie? Ma cosa vuole che ne sappia? Buongiorno, signora. Come sta la signora Beatrice? Bene. È andata in chiesa. Sei venuta a portarmi un messaggio di Anna? L'avete saputo anche voi. Che cosa? Del marito di mia figlia. Juan è fuggito dal carcere. E purtroppo non è tutto. La signora Anna è fuggita con lui. Come? Il signor Juan e la signora Anna sono fuggiti insieme.